Benvenuti in un nuovo video. Finalmente sono di ritorno, sono ritornata dalle vacanze. Praticamente è venuta mia sorella. Ciao Sofia, ciao tesoro. Lei mi chiede sempre di salutarla nei miei video. D'ora in poi un salutino sicuramente glielo farò ogni volta che farò un video. Sono contentissima. Mia sorella è andata via lunedì e quindi sono ritornata con questo bellissimo video. È un video haul. Perché dopo che lei è andata via, anche quando c'era lei, abbiamo fatto qualche acquisto, mi ha fatto qualche pensierino, qualche regalino sia da mamma che da mia sorella, e quindi ho un po' di cose da farvi vedere. Sono felicissima perché ho passato veramente delle bellissime giornate, insomma, insieme a mia sorella, alla mia famiglia. Finalmente la mia famiglia tutta riunita, ero contentissima veramente. Questo sarà uno dei primi haul che vi farò perché ho fatto degli ordini su internet e ho ordinato altre cosine. Che sicuramente le vedrete domani o la prossima settimana, ma vediamo quando farò un video perché volevo spezzare, ma sicuramente non resisterò, vi farò subito il video domani. Allora, questo video vi farò vedere le cose che ho comprato alla Lidl, un po' di regali di mia sorella e di mia mamma. E due cosine che ho preso al Tigotà, perché sotto casa mia ha aperto un Tigotà. Sinceramente questo negozio non è per cattiveria, ma co è costoso, vero? È più costoso di acqua sapone, se proprio devo dirlo. Cioè acqua sapone c'ha dei prezzi non bassissimi, ma a Tigotà, cioè, non c'è nulla che costa di meno. Cioè sì, qualche offerta, qualcosa, ma di trucchi proprio niente, niente. Volevo prendermi una trousse, una palettina, qualcosa, un mono, niente, non sono riuscita a prendere niente, ho preso solo queste due cosine che vi farò vedere. Allora, da dove iniziamo? Allora, inizio subito a farvi vedere i regali di mia sorella, perché ci tengo molto, è stata veramente gentile. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere, dato che io ho chiesto io se avesse una schiuma per i capelli, perché mi faccio i capelli ricci, e lei ce l'ha ricci, insomma, i capelli, e lei ha detto: guarda Sara, io ce n'ho due, se due spume, se ti interessa te ne regalo una. E mi ha portato questa qui della Bilba HD High Definition, alle proteine del cashmere, formula anticrespo, strong voluminizzante lucidante, questo qui. Niente, l'ho provato perché ero andata al mare, poi quando siamo tornati al mare mi sono fatta la doccia, l'ho provato e veramente mi fa abbastanza mossi, cioè i capelli tiene il mosso. Oggi vabbè, mi sono fatta lo chignon perché è ora che li lavo, quindi sicuramente li laverò domani. Allora mi sono fatta sto chignon mega galattico col suo fiorellino bianco, oggi sono un po' in tinta. E niente, questo qui è uno, grazie tesoro, grazie Sofì, sono contentissima. Poi un altro pensierino, vi faccio vedere i pensierini più piccoli, poi vi faccio vedere quello grande, perché è ancora più bello quello grande. Allora, mi ha regalato questa collanina, questa qui, bellissima, e l'ha creata lei cioè aveva questa collanina d'argento. Solo che lei non avendo un gancio l'aveva agganciata un po' così, io l'ho aggiustata e è bellissima, è stupenda, io l'adoro questa collanina. Ovviamente la posso, lei ma gliel'ho chiesto se lo potevo anche mettere in un'altra catenella, infatti penso che la metterò in un'altra catenella, e questa c'ho già in mente con quale ciondolo metterla, perché ce n'è un ciondolino da parte, bellissima, però mi piace tantissimo. Grazie Sofì, grazie, mi piace veramente tanto. Poi mi ha regalato questo braccialettino semplicissimo, rosa, con questi Swarovski, carinissimo, tipo come questo qui che ho io addosso, ed è carinissimo, mi piace veramente un bel po'. Poi mi ha regalato questi due orecchini che mi piacciono veramente tanto, madreperlati con i riflessi rosa. Grazie Sofì, bellissimi, stupendi. Per l'estate, ancora che deve finire, sicuramente li metterò. È stupendi, questa madreperla e con queste pietrine così, stupendi. Poi mi ha regalato qualcosa di make-up, perché lei sa che ho iniziato ad adorare il make-up. Allora, c'è una cosa molto molto carina che mi ha regalato. Ta-ta! Guardate quanto è bella questa palette. È una forza.
l'ha trovata in un negozietto, se non mi ricordo male, che me l'ha detto. È spettacolare, a forma di occhiali, bellissima, con questi colori. Adesso ce ve lo faccio vedere. Cioè, praticamente, ovviamente questo qui è un pezzo di plastica, ve lo faccio vedere. C'ha un occhio aperto e un occhio chiuso. Allora, i colori sono... Allora, questo qui casca sempre. Sì, eccoli qua, se vi faccio vedere. I colori sono questi. Sono un dorato, un bianco, un verde e un po' di giallo. E quell'altra parte un viola, che sembra blu nella telecamera, un arancione, un marroncino e un rosa pesca. Sulla telecamera sembrano spenti, ma sono veramente colori accesi, bellissimi. Sono abbastanza scriventi, sì, scrivono. Un po' trasparenti, questi basta metterci una base bianca sotto e bellissimi. Grazie Sofì, una cosa molto carina, simpaticissima. Ta-da! Carinissima, grazie Sofì. Poi mi ha regalato, vi faccio vedere dopo questo, un rossettino della linea Lepo, di questo colore qui, praticamente marroncino perlato. È fatto così, il packaging è questo, semplicissimo, mi piace perché c'ha il colore dietro così carinissimo. Io pensavo che ci fosse anche il come si chiama, di solito qualche volta alcuni rossetti, questo qui è molto vecchio come rossetto, ha anche luci da labbra, però non ce l'ha, che solo per far vedere il colore. Il rossetto in questione è questo qui, adesso faccio uno swatch, lo faccio vedere. Guardate che meraviglia, questo mi piace tantissimo, è matte però è metallizzato, matte metallizzato. Veramente una meraviglia, grazie Sofì, grazie, grazie mille tesoro. Poi penultimo regalino che mi ha fatto, che io lo adoro questo, l'avevo già visto quando ero andata da lei in questo negozietto che lei conosce, e mi piaceva tanto questo rossetto, solo che non una cosa o un'altra non siamo riusciti a prenderlo. Allora mi ha detto: Sara, non ti preoccupare, te lo prendo io. Infatti me l'ha preso questo qui, che sulla telecamera pare un rosa chiaro, invece è un rosa fucsia, un lipstick, un rossettino a forma di cuore, guardate quanto è bello, piace tantissimo. E la marca è della Baolishi, il lipstick fashion, il colore è questo qui, non, sulla telecamera sembra più rosato, invece è un fucsia. Il packaging è, cioè guardate il packaging quanto è bello, stupendo, grazie Sofì. Questo lo metto come decorazione anche, oltre a mettermelo, perché me lo metterò. Il colore è questo qui, è un rosa fucsia, bellissimo questo qua, sembra più chiaro ma invece è fucsia ed è stupendo, la telecamera sfalza un bel po', mi piace veramente tanto. E poi profuma, che è una meraviglia, grazie Sofì, grazie. Ultima cosa, non meno importante delle altre, perché questa, anche questa è la cosa che mi è piaciuta tantissimo, che mi ha fatto, mi ha regalato una frousse della Deborah, di quelle che si chiamano le deborine. Lei ce l'aveva, non gli piaceva, ne aveva presa un'altra, allora me l'ha regalata a me, bellissima. Questa qui, perché queste qui vengono tutte, ognuna di queste bamboline viene in una città, questa qui è Barcellona. Allora, la bambolina in questione è questa qui, allora faccio vedere dietro, in questi colori qui. Adesso faccio vedere la bambolina dal vivo, perché... merita, eccola qui, guardate che spettacolo, grazie Sofì, ti voglio tanto bene. E la bambolina è questa qui, piace tantissimo, e si apre così e ha, è fatta così, eccola qui, ha 1, 2, 3, 4 ombretti, un fard e due ombretti in crema e due luci da labbra. E qui c'è il pennellino suo e uno specchietto e un illuminante. Questo dovrebbe essere anche un illuminante in crema, mentre questo è un illuminante in polvere, ed è veramente bello questo plus. L'unica pecca che non mi piaceva il giallo, però me ne frega, mi piace lo stesso, è bellissima. Poi allora adesso vi faccio vedere le cosine che mi ha regalato mamma, ovviamente, perché
un po' mamma, un po' mia sorella. Allora, mi ha regalato mia mamma, dato che ogni tanto si scarica il telefono, no? E allora esistono in commercio questi ricaricatori che tu carichi a casa, si riempono di energia elettrica, diciamo di batteria. Poi quando li porti fuori, se il telefono stai fuori e il telefono è scarico, puoi usufruire della batteria ausiliaria. È questa qui, della... non c'è scritto la marca, non mi ricordo che marca era. Ho buttato via la scatola perché ero presa dalla foga e me la sono dimenticata. Comunque si trovano al centro commerciale, dappertutto si trova. Questa qui è doppia, c'ha doppio caricatore, infatti c'ha doppia potenza questa, e ha la lucina, non so se riesco, se è scarico oggi perché l'ho usata. Praticamente schiacciando questo tasto sia si carica, deve essere tutto acceso, tutte le lucine blu, e questo faretto, insomma, che fa luce, insomma, c'ha questa cosa in dotazione. Questo è il cavetto, lo si attacca sul telefono, ovviamente c'ha solo questo qua, però voi potete usare benissimo anche il caricatore in dotazione al telefono per caricare. A parte a me la app non me lo carica, non so perché, però penso che gli altri telefoni dovrebbe caricarli. Comunque questo qui è pesantino, però ci sta, se lo dite per portare nella borsa non ingombra tanto. Sto contentissima. Poi mi ha regalato tre prodotti. Allora, uno è questo qui, è un dentifricio. Questo qui è un dentifricio che l'ha preso per mia sorella, poi me l'ha regalato anche a me, io non lo sapevo. Praticamente questo qui serve per ridare il bianco ai denti, dato che io fumavo ancora, vedete, c'è un po' i denti gialli. Io lavo i denti con spazzolino, con il dentifricio normale, anche un po' di colluttorio e basta. Però mamma ha detto: guarda, questo qui è abbastanza sbiancante, infatti qui c'è scritto caffè e tè, però anche va bene per il fumo, mi ha detto mamma, perché anche mamma, anche lei che tanto tempo fa fumava, e ha detto che è buonissimo. E allora mi ha regalato questo qui, si chiama Perle and Drops, è il nuovo dentifricio, efficace contro le macchie di caffè e tè per denti visibilmente più bianchi e brillanti. Bellissimo, adesso lo proverò sicuramente. Poi mi aveva regalato questo qui un pezzo fa, che mi ero scordata di farvelo vedere, penso che non me l'ho fatto vedere, non mi ricordo, ve lo faccio rivedere. Un latte solare idratante, ancora nuovissimo, devo ancora usarlo, della Leo Crema, che è la mia marca, diciamo, del mio, la crema che uso per la mattina, ecco, per quando mi trucco. All'olio d'argan, 100% biologico, a bassa protezione, sublima la bronzatura, protegge, idratazione, anti-invecchiamento, resistente all'acqua. Volevo chiedere una cosa: il latte solare idratante è solare, no? Ma se io lo uso anche se non devo andare sotto il sole, va bene lo stesso? Io lo uso anche come crema, non come latte solare, no? Come latte idratante, come crema idratante. Mo vediamo, io lo uso lo stesso così. Fatemi sapere voi, comunque. Commentatemi, fatemi qualche commento per il video delle domande che farò, che ve l'ho già accennato nell'altro video, perché farò il FAQ, si chiama FAQ, dove farò tante domande, dove vi risponderò alle vostre domande. Fatemene tantissime, di qualsiasi natura, di qualsiasi cosa, io vi risponderò nel video. Quando farò il video accumulo tutte le domande e ve le farò, quindi fatemi voi qualche domanda e anche fatemi capire anche come posso usare questa crema, insomma. Poi l'ultima cosa che mi ha regalato, questa gel detergente purificante, struccante viso, occhi, anche per pelli delicate, con estratti di rose nobili e senza alcol e saponi, dell'acqua delle rose, acqua alle rose, scusate, della Roberts. E questo qui è bellissimo, un gel, perché io
sul titolo, infatti avete già visto, non ve l'ho detto all'inizio, ho scritto per la skin care. Infatti io mi sono preparata, mi sto organizzando per fare la skin care, perché ovviamente ho bisogno di trattare il viso, dato che vado a truccarmi in continuazione, sto iniziando a truccarmi un po' di più, e quindi mi sto rendendo conto che la pelle ha bisogno di idratazioni. Dopo vi farò un video a parte per la skin care, e quindi ho comprato un sacco di cose per la skin care, e questo qui lo userò appunto per fare la skin care. Sono contentissima. Allora, poi sono andata a Tigotà, come vi ho già detto all'inizio, Tigotà non ci andrò mai più, penso, se, a meno che non divento milionaria. Ho preso due cose, perché tanto ormai ero lì, ho detto vabbè, prendo qualcosa, vabbè, facciamo, c'erano qualche sconticino, ho detto approfittiamone. Allora, la prima cosa che ho preso è la lacca, perché non ce l'avevo, dato che io quando vado a fare le acconciature, anche per fare i ricci, tante volte il riccio, anche con la schiuma, un pochetto si allentano. Allora io volevo, ci metto un po' di lacca, così dopo la piega metto la lacca e rimangono lì. Allora ho preso questo qui, che è della Intesa, lacca forte, eye spray e firm hold styling, shiny effect, cioè praticamente dovrebbe dare un po' di lucentezza. Eco fix con estratti della seta e filtri UV. Questo qui lo proverò e vi farò sapere, insomma, se basta. Questo ha costato 1,99 €, se inizio a dirvi i prezzi, perché questo qui non me lo ricordo, perché me l'ha preso lei, non lo so. Poi ho preso, dato che vi avevo fatto vedere che io usavo l'acqua micellare della Garnier, questo qui ho preso. Avevo detto che non lo compravo più, però avevo anche detto che se c'era lo sconto lo prendevo. Infatti c'era lo sconto, costato 2 euro e qualcosa, 2,75 €, se non mi ricordo male, dopo dipende, perché c'era questa promozione qui, e ho ripreso appunto l'acqua micellare 400 ml e la userò, insomma, per struccarmi come facevo prima. La metterò sulla boccetta, quella più piccola, e insomma sono contenta, insomma, di averla trovata, perché questa qui mi piace tanto come struccante, strucca bene. Adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato dalla Lidl, sono un bel po'. Alla Lidl ho preso, finalmente sono riuscita a prendere tutte le cose della Sien, perché volevo provare effettivamente, perché io ci avevo, come vi avevo già accennato, non mi ricordo se l'ho accennato, avevo già preso dei prodotti della Sien, vabbè, a parte tutti, che avevo preso gli ombretti, i rossetti, che sono riuscita a finire la mia collezione, sono riuscita a prendere gli altri due, a parte due cose che due creme che avevo comprato, non avevo comprato più niente della Sien. Però ero curiosa comunque sia, perché ho sentito parlare molto bene di questa marca, mi sono trovata bene anche con i trucchi, allora ho deciso di buttarmi per la skin care, di buttarmi proprio sulla Sien. Sono economici e molto buoni. Allora, non vi saprò dire i prezzi perché non mi ritrovo lo scontrino, scusate, però più vi dirò all'incirca, dopo va bene, io vado occhio, ve li dico occhio. Vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che ho preso, sono riuscita a prendere finalmente il contorno occhi. Ho preso questo qui, Wild Rose, questo qui è fragrance free, allora ve lo dico in italiano, crema contorno occhi alla rosa canina. Contorno occhi alla rosa canina, contiene oli essenziali di semi di rosa canina ed agricoltura biologica. Allora, questo qui infatti è della Sien Nature, come si dice. E lo voglio provare, dato che il mio contorno occhi era scaduto e ne ho bisogno, perché vedete, ho le occhiaie che si vedono. Allora ho deciso di comprarlo e di riutilizzarlo anche per la skin care. E questo è uno. Questo qui è costato, questo qui me lo ricordo, 1,99 €. Poi ho preso, perché ho pensato a skin care, ok, ma anche i piedi hanno la loro parte. Io ho dei piedi che sono disastrati, perché non è che la realtà dei fatti è che non è che li curo molto, ma non perché non li voglio curare, sì, ogni tanto li faccio uno scrub, li pulisco così, però sono sempre di fretta e porini, anche loro hanno bisogno della loro parte. Allora ho deciso di dedicare qualche momento anche ai piedi, e ho comprato questa crema appunto per i piedi. Si chiama Fuss Cream Crema Piedi della Sien,
Sien Urea 10%, è la crema di piedi appositamente ideata per pelli molto secche, infatti io ce l'ho molto secca la pelle. La combinazione dei principi attivi urea, burro di karité e pantenolo lascia i piedi morbidi e vellutati. Questo qui insomma per i piedi, mi sono fatta anche una piccola pulizia dei piedi, perché non si sa mai, sempre bisogna essere sempre puliti. Poi dato che appunto per la skin care ho deciso di fare una cosa fatta bene, insomma non ho così tanto per farla, ho comprato la maschera, questa qui, Pure Cleaning Mask. Allora ve lo traduco in italiano: maschera purificante, nutre intensamente la pelle, elimina le cellule morte e aiuta a combattere le impurità per una pelle visibilmente purificata. Allora, questi sono due campioncini, due sacchettini attaccati, di cui se ne possono utilizzare metà e metà, ma io ne userò pochissima perché tanto non penso che ne serve una tonnellata per la faccia, tanto il contorno occhi non viene sfiorato, e anche questa la userò, semmai vi farò un video, se volete fatemi sapere che vi farò un video come userò la maschera oppure come farò direttamente tutta la skincare, perché per me, diciamo tra virgolette, sarà la prima volta che farò una skincare vera e propria. E poi abbiamo preso sempre, e questa qui l'ho presa anche a mamma, è costata 99 centesimi, questa me lo ricordo. Questa 1,99 euro. Io e mamma abbiamo preso questa crema qui, Gentle Clean Milk, sarebbe una crema latte detergente delicato, purificante, idratante, arricchito con formula esclusiva, e questa qui appunto serve per idratare insomma la pelle anche subito dopo il make up. Io questo qui lo userò sia la mattina ma anche la sera, perché ovviamente quando vado a struccare, io prima mi struccavo e mettevo un po' di crema e ciao, invece adesso voglio fare una cosa fatta bene, perché sennò mi sono ritrovata con un po' di macchie, allora ho deciso di cambiare aria. Poi ho preso questa crema qui, crema protettiva, acido ialuronico e pantenolo per giorno e notte, e questa qui appunto anche questa la userò per la skin care. Questa è costata 2,79 euro, 2,75 euro, insomma il prezzo è quello lì, e la voglio provare anche questa, molto bella. Poi ho comprato questo crema per il corpo, perché voglio darmi anche una punta al corpo, perché ancora c'ho un po' di cicatrici. Quella crema che vi feci vedere ha fatto molto, queste cicatrici erano evidenti veramente, e voglio provare questa magari anche su tutto il corpo, per un po', questa qui è rigenerante, non c'è l'italiano, è soluzione di corpo rigenerante, perché la mia pelle ne ha bisogno. Questa qui è della Vital, della Sian sempre, e al melograno. Poi ho preso questa crema qui. Allora, io avevo queste qui, io avevo per fare quando facevo le pulizie del viso, la facevo una volta, due volte a settimana, dipende da quando riuscivo a farla. Questa qui con il peeling, praticamente c'ha è abrasiva un po', c'ha dentro delle microparticelle per fare il peeling sulla faccia, è molto delicata. L'ho sentita molto su internet e ho detto va bene, l'ho usata anche. Questa qui è dell'Aqua Rich, cioè è una nuova formula, ecco, e ho voluto prendere anche questa qui, 1,99 euro, questa me la ricordo. Poi ho preso, dato che ho finito le salviettine, vabbè questa qui non la userò per truccarmi il quotidiano, la userò solo per la skin care. Allora, questa qui la userò per togliere il make up, per dare una prima passata per levare il make up dagli occhi, almeno dopo posso fare la pulizia completa, perché sennò a sprecare le salviettine, a sprecare il cotone non mi pare il caso. Allora userò direttamente questa e poi farò direttamente tutta la skin care completa, e infatti questa qui è proprio apposta per levare il trucco, che non c'è italiano. Salviettine struccanti per pelli secche e sensibili, infatti questa qui, e questa qui è costata 1,49 euro, 1,29 euro. Poi ho preso uno struccante, questo qui lo userò quotidianamente perché tanto mi devo struccare quando mi voglio struccare, così
appunto lo struccante della Sien. Vorrò provare anche questo, semmai lo proverò insieme a voi, mi struccherò con voi, farò, al posto di dire get rid with me, struccaggio con voi, ecco. Niente, poi gli ultimi due acquisti, sì, ho finito gli acquisti. Gli ultimi due acquisti sono i miei e la collezione completata dei rossetti della Lidl. Allora, mi mancava il numero 15, Nude Brown, che lo vediamo insieme, perché lo voglio far vedere insieme. Eccolo qua. Questo è il packaging del rossetto, che mi piace tantissimo il packaging così. Scusate, è il mio cane. E questo qui è il rossetto che sta sudando come un matto, poverino. Il colore è questo qua ed è una meraviglia, questo marroncino così stupendo, meraviglioso, e lo volevo a tutti i costi. Sta sudando, vedete le goccioline, ed è bellissimo. Poi ho preso il numero 13, Velvet Ruby, che sarebbe il rosso scarlatto, rosso quello fuoco, perché io ho quell'altro scuro e io adoro i rossi, anche i rossi. Anche questo, il packaging è stupendo, anche questo sta sudando, povero Cristiano. E il colore è questo qua, guardate che rosso, questo è un rosso. Poi profumano di vaniglia, io li adoro, profumano. Questo qui bellissimo, qua si vede. Niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Io adesso vado a prendere gli altri pacchi, perché purtroppo stamattina ho perso per strada il corriere, insomma è arrivato e non mi ha trovato, quindi li andrò a prendere oggi e domani farò il video haul. Io vi saluto, commentatemi, fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito, spero che vi sia stato utile questo video. Iscrivetevi al mio canale per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!